Ora che Cannarsi è stato sconfitto, i fan italiani di Neon Genesis Evangelion, o Neon Genesis Evangelion, possono tirare un sospiro di sollievo. Sfrutterei il momento di calma relativa per parlarvi in questo video di un gioco incentrato su Evangelion uscito su PS2 che non ha mai varcato i confini giapponesi, perché se pensate che l'adattamento del buon Gualtiero sia la cosa peggiore capitata al brand insieme alla depressione di Hideaki Anno che proprio non la vuole finire sta benedetta tetralogia, probabilmente non vi siete mai affacciati sulla miriade di videogiochi only Jap a tema Evangelion che hanno deturpato il mercato videoludico. Tra visual novel, rhythm game e discutibili picchiaduro c'è un sacco di mondezza spalmata su varie console. E visto che questo è un canale di gaming, perché non riportare l'argomento del momento nel mio ambito di competenza? Questo è Neon Genesis Evangelion Battle Orchestra, o come direbbe il sommovate, Tenzone per suonatori corali, uscito nel 2007 per PS2 e prodotto da Broccoli. Sono Tameno Broccoli da. Sta cosa mi fa morire. Non solo ci troviamo davanti ad un picchiaduro tra robottoni e apostoli, angeli, ma è anche un clone di Super Smash Bros, che è senza ombra di dubbio uno dei miei giochi preferiti. Quindi dai! Cosa potrebbe andare storto? Partiamo subito col dire che a differenza della miriade di cloni ignobili di Smash che sono usciti negli anni, Battle Orchestra è un prodotto più che dignitoso. Certo non è perfetto, ma non è neanche da buttare. L'ostacolo principale è ovviamente quello della barriera linguistica, e se non conoscete il giapponese questo può essere un bel problema. Non tanto nella navigazione dei menu, quanto piuttosto nelle scene di intermezzo testuali che accompagnano le varie missioni dello story mode. Queste non solo ci forniranno il contesto narrativo, ma anche informazioni su determinati obiettivi da compiere per terminare con successo le specifiche battaglie. Il consiglio che mi sento di suggerirvi, se deciderete di dare una chance al gioco, è quello quantomeno di andare a leggere su internet come funzionano i comandi di gioco e come attivare le principali meccaniche di gameplay, o anche semplicemente come portare a compimento determinati incontri per progredire con la storia. Battle Orchestra non solo è difficilotto come picchiaduro, ma in più non dispone di una modalità tutorial, se non un training mode abbastanza scarno. E poi, anche se ci fossero informazioni vitali, ci capireste qualcosa? L'influenza di Smash è palese nell'impostazione di gioco. Battle Orchestra è un brawler in 2D con lottatori e scenari renderizzati completamente in 3D. Fino a 4 giocatori possono sfidarsi contemporaneamente, e anche qui sono gli scenari a farla da padrone. Le arene sono ampie e con diverse sezioni all'interno di ogni singolo stage. Il level design è arricchito dai pericoli ambientali, anche se a volte sono troppo fastidiosi, e dalle casse di oggetti che una volta rotte faranno comparire power-up, strumenti di cura e armi utilizzabili contro i nemici. Insomma, sono presenti tutti quegli ingredienti caciaroni che rendono Smash un party game divertentissimo, ma in Battle Orchestra le regole del sumo, ovvero il dover buttare l'avversario al di fuori dei confini dello schermo, cedono il passo a una più tradizionale barra dell'energia. Una seconda barra, di colore blu, è posta sotto la nostra vita, e questa ci servirà per utilizzare gli attacchi speciali e le mosse Ultimate, che comunque sono i corrispettivi degli attacchi Smash. Queste mosse devastanti esistono in 2 varianti per ogni personaggio, la versione normale che consumerà metà barra dell'energia e una versione potente che è attivabile solo con la barra piena e che ne esaurirà completamente la carica. Mettere a segno questi attacchi darà il via a delle cinematiche brevi ma dal forte impatto, soprattutto se si è fan della serie. Anche il sistema degli attacchi ricalca in pieno la strada tracciata da Super Smash Bros, con 2 tasti per le manovre offensive che cambieranno in base alla direzione che associeremo ai colpi. Abbiamo quindi gli attacchi normali e quelli speciali, con la possibilità di attaccare in aria, la capacità di eseguire un doppio salto e lo scudo a forma di bolla che vabbè, è proprio un plagio di Smash. Se la serie di Sakurai è innanzitutto un grandissimo omaggio alla storia videoludica, Battle Orchestra è il paradiso per gli amanti di Evangelion. Il gioco è ricco di modalità e contenuti che rendono giustizia alla serie di Hideaki Anno e spronano sia i completisti ad esplorare ogni centimetro del titolo, sia i fan a riconoscere tutte le citazioni a Evangelion più o meno palesi. In questo senso la presenza del negozio è una vera manna dal cielo. Qui potrete spendere i gettoni ottenuti durante gli scontri per acquistare illustrazioni, tracce musicali e nuovi personaggi. A proposito di unità controllabili, rimarrete sorpresi una volta sbloccato l'intero roster. Certo, non siamo ai livelli di Ultimate con i suoi 70 e passa lottatori, ma qui abbiamo praticamente tutto quello che si vede nella serie principale e nei due film che riscrivono il finale, a patto di entrare in possesso del porting per PSP. E per quanto sia apprezzabile la possibilità di giocare tanto con gli EVA quanto con gli angeli, forse in certi casi sia un po' oltrepassato il limite. I modelli sono fedeli alla fonte di ispirazione, ma proprio per questo mette un po' a disagio a giocare come Ramiel o Lerial, non trovate? Se le modalità sono le classiche di ogni picchiaduro, una menzione d'onore va fatta allo story mode, veramente ben realizzato. Questo si divide in 6 scenari selezionabili, ognuno associato a un diverso protagonista. Queste storyline saranno punti di vista differenti attraverso i quali rivivremo gli avvenimenti chiave di Evangelion. Se Shinji e il suo EVA 00 ricalcano fedelmente la prospettiva narrativa dell'anime, rimarrete sorpresi nel provare gli altri 5 personaggi. Inoltre, ogni storia avrà i suoi incontri con regole e obiettivi peculiari, il che rende molto differenziate tra di loro le 6 campagne. Rimane ovviamente il problema del giapponese e della sua comprensione. I ragazzi di Broccoli si sono impegnati il più possibile per creare un'esperienza completa ed appagante per i fan della serie, purtroppo la stessa cura non è stata riposta nel gameplay. Battle Orchestra purtroppo presenta dei movimenti goffi e impacciati e nonostante la semplicità dei controlli, il gameplay è legnoso e poco intuitivo. Credo che da una parte si sia cercato di riprodurre il feeling di controllo di robottoni enormi che si sfondano di botte con mostri altrettanto giganti in mezzo ai grattacieli di Neo Tokyo, però il risultato non è certo dei migliori. Battle Orchestra pecca proprio dove Smash eccelle e il confronto è impietoso. Anche il rudimentale Smash 64 è anni luce più fluido di questo titolo, il che è un vero peccato. Spesso la frustrazione dei controlli non responsivi, delle collisioni grossolane e di una lentezza generale disarmante andrà ad oscurare l'altrimenti ottima presentazione del gioco. Battle Orchestra è quindi un esperimento riuscito solo a metà, che scopre il fianco proprio sulla componente ludica dell'esperienza. Non è il peggiore dei cloni di Smash, certo, ma non è neanche un gioco imperdibile che consiglierei ad occhi chiusi. Discorso diverso è se siete dei veri fan della saga. In questo caso sarete ben più che disposti a chiudere un occhio davanti ai macroscopici difetti di gameplay che affliggono la produzione. Direi che per questo video è tutto, fatemi sapere se vi è venuta voglia di provare questo titolo o se già lo conoscevate e soprattutto secondo voi se ci sono altri titoli di Evangelion meritevoli di essere provati. E poi, solo a me fa ridere la sigla di Broccoli? Sono Tameno Broccoli da. Io sono il Poro Michele, grazie a tutti, ciao!